Lo Spirito di Dio illumini i vostri cuori in questo sesto giorno della novena di Natale. Tracciamo su di noi il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Avere la coscienza pulita, il cuore puro, innocente, non cadere in tentazione, liberarsi dalla colpa, essere limpidi e trasparenti. Il cuore è il centro della nostra vita interiore, da dove trae origine la nostra forza. Il cuore puro è visitato da Dio. Sono tanti i volti della povertà, la fame nel mondo, la mancanza di istruzione, di alloggio, di cure, di lavoro, guerre, sfruttamenti, distruzioni, calamità. E purtroppo il denaro è il centro della vita dell'uomo. Il profitto sta prima di tutto, persino davanti alla dignità e alla libertà dei popoli. Il segno che vi invito a compiere oggi è di scrivere sul foglietto tutte le volte che abbiamo scelto di essere poveri perché abbiamo deciso di mettere al primo posto il denaro, il lavoro o altri idoli, lasciando Dio alle periferie della nostra vita. La tua presenza a Gesù ci rassicura. Ci fidiamo di te che sei parola, verità e vita. Cambiare si può. Dobbiamo impegnarci e guardare per cogliere le povertà che ci circondano. Ascoltare per comprendere i fratelli. Condividere per essere più generosi. Donare senza ricevere nulla in cambio, amare per sentirci tutti fratelli. La frase che voglio regalarvi oggi è questa: non lasciamoci rubare la bontà del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi il vostro cuore e vi doni la pace. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.